La legge italiana è assai educativa, è dolce paterna, un po' permissiva, ma quando abbandona le buone maniere, a volte fa piangere e a volte godere. La legge italiana, che è ricca e abbondante, è molto distratta, assai tollerante, ma quando si sveglia colpisce a piacere, si dà un gran da fare e diventa potere. I valori nazionali soltanto in occasione dei mondiali, dove si avverte la coscienza vaga del vivi, del godi e del chi se ne frega, che è l'invenzione degli italiani, ma sempre nel rispetto dei valori cristiani. Ne ha parlato anche Scalfa. La legge in un paese amato dà per scontato il furto al supermercato, e cerca anche di non disturbare l'onesto lavoro del contrabbandiere, e non mettere le cinture è un grave errore soltanto se il vigile ha voglia di scherzo. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. La legge in un paese da capire, con tante coste e con tanto mare, dove arrivano persino coi patini milioni e milioni di clandestini, dove i nostri operai sono poco pagati grazie al buon lavoro dei sindacati, dove il geniale impegno del governo è sviluppare il non lavoro nel mezzo di noi. Ne ha parlato anche Scalfa. La legge in un paese un po' in ribasso, dove le tasse sono un paradosso, dove chi paga tutto, proprio tutto, è visto con stupore e con sospetto, dove è implicita l'antica usanza di fare un buon accordo con la finanza. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. L'idea del vero non ci sfiora affatto, e sui giornali si può scrivere di tutto, dove si cerca da sempre il mandante vero delle stragi di Stato e del delitto moro. Ne ha parlato anche Scalfa. La legge in un paese birichino in cui ultimamente si vota di meno, dove ci sono i giochi del gran capitale, che è una specie di mafia però più legale, che noi senza perdere neanche una guerra potremmo un giorno trovarci col culo per terra. La legge c'è, la legge non c'è, la legge c'è, la legge non c'è. Solidale, dove si è ingorgato lo stato sociale, dove i diritti del pensionato e del malato non li sa né il funzionario né l'impiegato, figuriamoci l'interessato, dove le carceri sono così accoglienti che non c'è più posto per altri delinquenti, dove si indaga con coraggio anche in caserma purché sia salvo l'onore dell'arma. Ne ha parlato anche Scalfa. In un paese alla deriva fa sì che la giustizia sia un po' riflessiva, e se vuoi far valere le tue ragioni dovrai aspettare due o tre generazioni, e nei tribunali, in archivi segreti, c'è la storia d'Italia di tutti i partiti, e siccome nessuno è senza peccato si può ricattare tutto lo Stato. Di questo Scalfa non ha parlato. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è. Lo Stato c'è, lo Stato non c'è.